È caldo e continuerà ad esserlo, ma niente allarmismi. A tranquillizzare gli animi e a fare delle speciali previsioni sulle Marche è il celebre meteorologo e docente Mario Giuliacci. Non si profilano scenari apocalittici nelle 2 settimane a venire. L'ondata di caldo appena iniziata non durerà molto, all'incirca 8-9 giorni, il giorno in cui le temperature si faranno sentire di più è venerdì, quando le massime saranno in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Massimi nelle Marche tra 30 e 35 gradi, punti di 36 probabilmente a Macerata, che è probabilmente la città più calda delle Marche. Poi domani che è venerdì, sale di qualche grado, mediamente avremo valori tra 34 e 36, ma punte anche di 37 e 38, soprattutto nel maceratese. Ma poi attenzione, tra sabato 13 e lunedì 15, no? Le temperature tendono a scendere perché arriva una perturbazione atlantica sul nord Italia. L'aria fresca che la segue tende a abbassare un po' le temperature ovunque. Non è che andremo sotto 30 gradi, ma sarà un caldo più accettabile. Dalla prossima settimana, dopo i 3 giorni di leggera tregua, tornerà a trovarci l'anticiclone africano, al quale comunque possiamo resistere con alcuni accorgimenti. Tra il 16 e il 20 invece nuova ricomparsa dell'anticiclone africano, nuova sofferenza per il caldo. Non avremo i 40 gradi, non credete a quelle che vi dicono che avremo i 40 gradi, sono balle, no? D'accordo, ma però le temperature saranno anche nelle Marche tra 35 e 37, con punte di 38 nelle zone interne, in particolare nel maceratese. Dopo il 20 luglio, nuova frenata dell'anticiclone africano grazie all'arrivo di correnti atlantiche, i valori più caldi riguarderanno le zone interne, al mare si sta più freschi. Tra il 21 e il 25 le temperature di luglio, le temperature scenderanno su tutte le Marche sotto 35 gradi, anche se resteranno sopra 30, che sempre caldo è, ma non è un'ondata di caldo intensa.